24 agosto. Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Oggi Gesù rivela a Natanaele che in lui si compie il sogno profetico fatto da Giacobbe mentre fuggiva dal fratello Esaù per trovare rifugio presso suo zio Labano. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: tu non devi prendere moglie tra le figlie di Canaan. Su, va in Padan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi là una moglie tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sicché tu divenga un insieme di popoli. Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò in Padan Aram presso Labano, figlio di Betuel, l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Padan Aram per prendersi una moglie, originaria di là, e che mentre lo benediceva gli aveva dato questo comando: non devi prendere moglie tra le cananee. Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per Padan Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in moglie Macalat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai, poi ti farò ritornare in questa terra perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse: quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima. Gesù è la scala di Dio e dell'uomo. Per mezzo di Lui, in Lui, con Lui, nella sua umanità vera e reale, Dio discende sulla nostra terra con la pienezza della sua vita eterna. L'uomo sale a Dio per implorare perdono, misericordia, pietà, compassione, vita eterna. Non solo Cristo è mediatore nella comunione, è Lui che ci mette in comunione con il Padre, come se la sua fosse solo mediazione strumentale. Questa non è la verità di Cristo Gesù. Lui è mediatore di essenza divina, verità eterna, grazia e verità, perché Lui è la grazia, la verità, la vita eterna, l'essenza di Dio che deve rinnovare la nostra stessa natura. Non è la sua una mediazione per rappresentanza, è invece una mediazione per essenza, per dono di se stesso, in cui però vi è tutto Dio. Dio si dona tutto in Cristo e fuori di Lui non si dona. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti,
Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret. Natanaele gli disse, «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose, «Vieni e vedi». Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò, «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù, «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele, «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù, «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse, «In verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci comprendere Cristo.